Ciao a tutti amici di Mamma Me Lo Compri, bentornati a questa puntata speciale da Samuele e Yuri. Per gentile concessione di Mondo Action Figure, oggi andiamo a vedere questa fantastica wave di Spider-Man. Sembra uscito dagli spot della Jig degli anni 90. Comunque, chiudiamo tutto e andiamo alla sigla, dai. Eccoci qua, tra l'altro c'è un tizio vestito da Spider-Man. No, volevo dire che questa è la versione del multiverso dove noi nel futuro abbiamo i soldi e ci pagano per fare i video. Beh, effettivamente c'è una qualità di immagine veramente, veramente spettacolare. Poi si intravede anche il viso di questo Spider-Man qui senza maschera. Mi Non sa chi è. sembra proprio un bel filetto. Allora, cosa andiamo a unboxare oggi? Vai, dillo tu. Mi sembrano delle Marvel Legend. Ti sembrano o sono? Mi sembrano, non lo so, sono io quello lì col costume. Ah, comunque, andiamo a vedere delle Marvel Legend, questa serie qua tratta dal film Spider-Man Un Nuovo Universo. Si chiama Non lo così. so, e spero che si sfruttino. No, è multiverso, non mi ricordo, fa niente. Comunque sono una wave completa fatta da sei personaggi che completano un settimo, c'è cioè una buff, e l'andremo a vedere oggi, no? È completo. Vediamo qui questo ragazzo molto bravo che ci mostra le scatole, anche se le abbiamo già fatte vedere all'inizio, quindi fa Ecco, questa roba. Con le dita, vedi, eh come sì, negli anni perché ci 90. sta facendo vedere i sei personaggi che vanno a comporre la buff. Esatto, guarda che qualità di immagine, che regia che c'è qua dietro, incredibile. Comunque devo ricordarmi di non guardare di là, perché se no l'audio fa cagare, devo guardare dritto. Vedi, ho tagliato, ho cattato, così andiamo ad aprire questo Miles Morales, che ha un accessorio che è la testa e due mani, che vi farò vedere bene nel dettaglio. Guardate la testa, questo costume è carino, chiudo il tuo che c'è nel video. Assolutamente sì, guarda, il dettaglio di un pugno chiuso, di una mano sinistra alla ragnatela. Qui E Miles lui com'è? Morales nel dettaglio. Bello, bello, fatto Sì, bene. dai. Veramente bene. Però in realtà sai che io di questa versione qua di Miles Morales in realtà preferisco la Matrix. Costa anche un bel po' di più, Certo. però i vestiti in tessuto, vedi? In questo caso qua il ragazzo, il figone qua, gli sta toccando e tutto e fa vedere che è una plastica un po' rigidina. Un po' PVC. Vabbè, ho capito, ma questa è Hasbro, Però tutto sommato sì, per una trentina di euro. Oh, Guarda che ti somiglia un sacco. sì, mi somiglia particolarmente. Andiamo ad aprire The End Ninja, che io non me lo ricordo assolutamente nel cartone, cioè nel film di Spider-Man Multiverso, quello che cazzo è. E andiamo a vedere come lo apre, però non sei molto bravo ad aprirlo con i guanti. Non te lo ricordi perché non compare effettivamente. Ma cos'è questi qua? Cosa sono? Queste sono le gambe per comporre la buff, però la buff non ci siamo non ci ricordiamo come si chiama. Come si chiama il tipo della buff? Vabbè, è un cattivo molto cattivo che alla fine lo vedremo, no? Ho visto tramite delle immagini di Instagram di un tizio che non ricordo il nome, che praticamente si è comprato più volte il personaggio di The End Ninja per avere possibilità di giuntare più volte i pezzi delle gambe, perché la buff può avere delle gambe Ah, lunghissime. veramente? Sì. Ma è geniale. Ah, guarda che figo però. Qui c'è la spada possibile, guarda, ma la spacca, vabbè. Si infila nel fodero. Beh, fatta bene Sì, comunque, devo no, questo è dire. fatto più carino di Miles Morales, mi piace un po' di più. Mi ricorda un po' Mortal Kombat, sempre la plastica, quella un po' Comunque pacchiana, le Marvel Legends eh. Oh, l'hai messa col piede storto, guarda. Hai ma non visto? sono io quello. No, Comunque ok. le Marvel Legends a mio parere sono uno specchietto per le allodole, perché cioè guarda, comunque a vederle dici minchia, ma che belle, sono fighissime e Guarda, tutto. guarda il piede storto. Però poi ragazzi, qualitativamente effettivamente se maneggiate action figure di 30 euro e poi andate A toccare le McFarlane. Le sì, le No, le McFarlane. McFarlane più o meno sono di un filino più di fascia alta rispetto alle Eh no, infatti, Marvel però sono uguali. Legends. Però tipo le Matrix o le Storm Questo chi è? Collector. Questo è Peter B. Parker, che sarebbe la versione fallita, forse il termine, di Peter Ah, Parker. E l'ha ok. vista per Ben, che è lo zio. Ah, ok. Questa è la versione che non è mai diventata Spider-Man e diventa Spider-Man, fallita. No. In che senso? No, che praticamente a quanto pare viene lasciato da Gwen, non mi ricordo se Ah, Gwen o ok. l'altra, la rossa, Mary Jane Watson, e praticamente Vabbè. va in Guarda che depressione. belle, però le espressioni di questo sono carine, la Figo. faccia era carina. Però la Matrix è fatta Ma capito, di ma quanto costano di una Di Matrix? più, molto di più. Vabbè. Ah, guarda, quello lì è il. Biberon. Sì, Questa è la vabbè. testa del cattivo invece, che non ci ricordiamo come si chiama, ma è sempre il cattivo, giusto?
Non lo so, sei un cattivo. Sì, sarà un cattivo. Questa? Questa è Spider-Gwen invece, che esatto, sarebbe Gwen Stacy. Che qui hai fatto un commento che non si può dire, perché non si può dire, tu ricordi? Io che il ricordo. Culo è fatto bene. Sì, esatto. Guarda che c'ha le ballerine. A me sto costume qua mi fa impazzire. Poi sì, il cappuccio lì dietro che si muove anche. La posta che sta Ho visto, ho visto. A me piace questo Porky Pig. E in dotazione danno questo Spider Pork. Ma non ti ricordi? Non ti sembra quello di Looney Tunes? Quello del Pork? No, non è quello di Looney Tunes. Ma sai che è vero? Ma è lui. Sì, è sì, Looney Tunes. Secondo me c'è un crossover tra le due cose. Qua le mani aperte della Gwen. Gwen, diciamo. Sì, Gwen. Gwen. Che non è male. Che è sempre uno Spider-Man versione esatto. Femmina. Poi abbiamo questa orribile action figure Frog, che penso che sia la più brutta di tutta la serie. L'uomo rana. No, sinceramente è orribile questa roba. Cioè veramente. Però ti posso dire una cosa. Io che l'ho maneggiato personalmente, devo dire che in realtà sarà perché è un po' cicciotto e tutto, ma... Ti ci rivedi? No, da soddisfazione. Da soddisfazione. E questa è la pistola... La pistola è brutta, però. La pistola penso sia la sua, non penso che sia della Buff, però. E qui vediamo un altro pezzo aggiuntivo della Buff, il pugno destro. Ma no, la pistola è della Buff, non vedi che c'è la mano... No, no, penso sia di Spider-Frog. Ma c'ha la mano... c'ha la mano con la presa della Buff. Non lo so, non lo so. Vabbè, meglio. Più. Vedi, guarda, vedi, eccola qua, la vedi lì in basso a sinistra, teneva la mappa. E poi arriviamo a Prowler. Ah, Prowler. Molto bello, questo carino, dai, i colori, il viola e il nero fanno la loro sporca figura in video e anche su una mensola. Lui è l'unico che io comprerei, sinceramente. Però questo c'ha pochi... Beh, forse è uno dei più fighi dei personaggi, però c'ha poche cose in dotazione. Sì. Qui adesso... farò vedere che ha questa valigetta che vai ad aprire. Che se è andato ad aprire contiene dei soldi. Adesso dovrei aprirlo in teoria. Sì, ho tagliato tutta la parte di un'ora e mezza che cerco di aprire. Con quei cazzo di guanti secondo me. Sì, no. Ma non eri tu quello, Ah, giusto. C'è dentro i soldi, però è carino come gadget, dai, una roba caruccia. E hai attivato Google, no? Nella bagaruccia lì sono tutti i pezzi della Buff. Questo è della Buff, si vede la spalla. E il nostro Brawler è così. Cosa mi stavi dicendo? Adesso andiamo a montare la Puff. La Puff. E questi sembrano tubi idraulici. Sai che qua in realtà sono molto andato a deduzione. In realtà non so se l'ho montato giusto. Cioè, in realtà sì, però tipo, vedi che lì ci sono più peg dove si possono inserire le gambe. Ma magari si muovono quelle gambe, si piegano, no? No, ci ho provato. Però mi sembravano rigide. Secondo me l'hai montato giusto comunque. Ah, guarda che non è male. Anche perché. Guarda che sensualità con questi guanti, guarda. Sì, che mi vanno un po' l'arricchimidita. Sì, sono belli le cuciture. Questo cos'è? Ma... ah, sempre la Buff. Questo è tipo. Qui ho dovuto tagliare, lo sai, perché qui avevi sbagliato. Ho tagliato, qua sembra che sei un fico e sai già quello che fai, ma in realtà no. È vero, l'avevo inserita al contrario. Sì, questo è il jetpack, dovrebbe essere. Dovrebbe, adesso dietro non lo sto vedendo, ok, ora si intravede. Sì, comunque mi somigliamo particolarmente. Questo qua? Sì, vedrai come si bagnano le cagnette con questo video. Devo tagliare questa. Qui ho smadonato un pochettino per le articolazioni delle braccia. Però non lo andiamo a vedere nel montaggio, te lo posso garantire. Ma qui hanno tanti punti di snodo. Però vedi che le gambe si aprivano, magari potevi piegarle in un altro posto, no? Però è carina questa Buff, non mi piace che è molto alta, quindi in realtà in fianco alle altre tende a farle perdere. Cioè, è bella l'idea di fare una Buff così alta, perché comunque devi spendere un po' di soldini per fare questa cazzo di Buff. Tra l'altro è anche brutta, tutta grigia, monocromatica, che è un personaggio così. Da proprio il senso di plasticone. Sì, proprio così, proprio quei giochi brutti, quei giocattoli brutti che trovi nel Toys R Us. Ed eccoci qua con la Buff completa e siamo quasi a fine puntata. Vi abbiamo fatto vedere la wave di Spider-Man. Yuri, vuoi dire qualcosa? Perché c'era tua ultima incollatura tra poco. Ah sì? Sì, guarda, è lì. Sta per finire. Ok, allora un saluto a tutti quanti e ci rivediamo alla prossima puntata di Mamma me lo compri. E speriamo che vi sia piaciuta questo video e questa wave. Ciao amici, ci vediamo alla prossima. Bye bye.